Professor Borghi, qui all'Europeo della Società di Cardiologia, ampio risalto hanno avuto gli inibitori degli PCSK9. Perché vengono considerati un breakthrough e com'è il loro meccanismo d'azione? Beh, gli inibitori di PCSK9 sono sicuramente un breakthrough perché vanno a correggere un'alterazione del profilo del colesterolo che fino a oggi non era correggibile e conseguentemente rappresentano una soluzione preventiva per pazienti che fino a oggi questa soluzione non ce l'avevano. Quindi sicuramente il grande aspetto più rilevante in termini di breakthrough è il fatto che dal punto di vista clinico abbiano una serie di vantaggi che non sono conosciuti per nessuno degli altri farmaci che si utilizzano per ridurre il colesterolo. E il tutto deriva dal loro meccanismo d'azione originale che è basato sulla capacità di inibire i livelli circolanti di una proteina che è in grado di fare scomparire dalla superficie delle cellule, in particolare delle cellule del fegato, alcuni recettori che sono in grado di rimuovere il colesterolo dal torrente circolante. Normalmente il colesterolo circola e viene rimosso da questi recettori. Se i recettori non fanno il loro dovere, il colesterolo si deposita e può promuovere lo sviluppo della malattia aterosclerotica e le complicanze cardiovascolari. Gli inibitori di PCSK9 tolgono di mezzo questa proteina che ha un effetto negativo, fanno ricomparire i recettori, i quali a loro volta svuotano le nostre arterie dell'eccesso di colesterolo e prevengono dalle malattie cardiovascolari. E di conseguenza come cambia l'approccio a malattie come l'ipercolesterolemia familiare con questo tipo di farmaci, sia da parte del medico nei confronti della patologia e sia nei confronti della prescrizione del paziente? Sì, direi che cambia in maniera radicale perché fino a oggi i pazienti con ipercolesterolemia familiare non avevano una soluzione per il loro problema e l'unica possibile era l'utilizzo di elevate dosi di statine, ma anche in questa condizione il risultato che si raggiungeva era un risultato molto marginale e questi pazienti sviluppavano complicanze cardiovascolari con grande frequenza. Oggi naturalmente la disponibilità di questi farmaci potrebbe cambiare radicalmente la storia naturale di questi pazienti, in quanto il difetto fondamentale che li caratterizza, che è proprio l'assenza dei recettori per il colesterolo LDL, verrebbe corretta dalla somministrazione degli inibitori di PCSK9 ed in particolare di alirocumab. Quindi per il paziente sicuramente una soluzione e un miglioramento non solo della qualità della vita e della sua prognosi, e per il medico la soddisfazione di essere in grado di curare in maniera più efficace i propri pazienti. Professor Borghi, alla luce di quanto ha spiegato, come si modifica il rapporto, diciamo, di questi nuovi farmaci rispetto alle molecole ipolipemizzanti attualmente più diffuse, ovvero le statine? Il vantaggio di questi nuovi farmaci è quello di integrarsi perfettamente con il meccanismo d'azione delle statine. Le statine hanno una fetta importante del proprio meccanismo d'azione che dipende dalla disponibilità di recettori per il colesterolo cattivo, per il colesterolo LDL. Normalmente questa capacità delle statine viene in gran parte ridotta in molti pazienti a rischio cardiovascolare. La somministrazione contemporanea di inibitori di PCSK9 permette da un lato alla statina di svolgere il massimo del suo effetto preventivo e dall'altro di aggiungere all'effetto preventivo della statina un ulteriore effetto protettivo per la parete delle arterie che deriva da un meccanismo d'azione concomitante. Quindi sicuramente due meccanismi d'azione che vanno a braccetto per produrre un unico risultato che è la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Se non sbaglio, professore, lei aveva anche parlato di un fattore in base al quale in qualche modo questo nuovo farmaco migliorasse, no? L'efficacia delle statine. Certamente, certamente, perché quando lei somministra una statina, quello che ottiene è una riduzione del colesterolo, ma contemporaneamente un aumento della concentrazione di questa sostanza PCSK9 che in parte limita la capacità delle statine di ridurre il colesterolo. La somministrazione contemporanea di questi nuovi farmaci toglie di mezzo questo meccanismo che definiamo tecnicamente di controregolazione e quindi ovviamente permette alle statine di svolgere il 100% del loro effetto.